nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. È l'amore di Dio oggi che viene dentro i nostri cuori chiusi, dentro le nostre case chiuse, dentro i nostri cenacoli chiusi, induriti, magari ancora nel giovedì santo, magari ancora nel sabato santo. Non dobbiamo spaventarci di quello che sentiamo nel cuore. Il Signore sa, il Signore conosce, il Signore ci porta la gioia della misericordia, ci dona la potenza dello Spirito Santo, ci dona la sua pace. Oggi la seconda domenica di Pasqua è anche la domenica della divina misericordia. Lodiamo, ringraziamo il Signore, chiediamo il perdono per i nostri peccati, per avere un cuore libero da ogni contaminazione di colpa e poter accogliere così tutta la sua gioia. Kyrie, che ti sei mostrato vivo dopo la tua passione, eleison. Avvinci a te i cuori dei tuoi servi, tu che ci hai liberato dalle tenebre dello spirito, non lasciarci allontanare più dalla tua luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzioni, rimanevano stupiti e riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto però per loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio. Parola di Dio.
presenza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo, con Lui sepolti nel battesimo. Con Lui siete anche risorti mediante la fede della potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che, con le prescrizioni, ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Parola di Dio. Secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. E dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Poi venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Festa di Pasqua. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato che si parla della sera di quel giorno, il primo della settimana. Come si chiama il primo giorno della settimana? Coraggio. Primo giorno della settimana? Lunedì. Non è lunedì il primo giorno della settimana? È lunedì il primo giorno della settimana? Mamma mia, devo rimandare al primo giorno di Quaresima. Qual è il primo giorno della settimana? Seconda possibilità. Oh, evviva! Domenica! Ma non l'hanno inventato i preti, no? Ce lo dice il Vangelo. Perché diciamo che la domenica è il primo giorno della settimana? Perché è il giorno di che cosa? Che cos'è che si mette al centro della domenica, là? E quindi, quale mistero centrale della vita di Gesù? La morte? Anche. L'ultima cena? Anche. Ma in modo particolare la sua? Evviva! La resurrezione di Gesù. E quindi qua siamo alla sera del primo giorno della settimana. Quindi alla sera ci sono state già tante altre cose, no? Pochettino lo sappiamo, le donne sono già andate al sepolcro, hanno visto che c'erano i teli posati là, lo vedono anche Pietro, lo vedono Giovanni, perché sono le donne le prime ad annunciare che non c'è più niente nel sepolcro, non c'è il corpo del Signore. E in quella sera solo Pietro e Giovanni portano a casa di aver visto il sepolcro vuoto. Tutti gli altri discepoli sono rimasti un po' spaventati. Hanno un po' di paura, sono tristi, sono ancora al Venerdì Santo, sono ancora al Sabato Santo, sono ancora come noi. Non hanno l'apertura del cuore, non hanno desiderio di vedere il Signore vivo e risorto, magari un pochino c'è, magari c'è una domanda, sono come noi, non sono tanto diversi da noi. E allora il Signore Gesù entra nonostante il cuore chiuso, entra nonostante il cenacolo con le porte chiuse. Entra e dà il segno della pace. Lo capiamo anche noi quando ci scambiamo anche oggi la parola, lo sguardo della pace. È il segno del risorto che è vivo. Dentro questo cammino incontriamo un apostolo particolare. Come si chiama l'apostolo di oggi un po' al centro che parla con Gesù? Tommaso. E significa, lo sappiamo, questo nome Didimo significa gemello. Ci richiamo un po' delle ripetizioni, perché il gemello almeno ci fa pensare a due volte. Prendiamo un pochino spunto dal primo racconto che abbiamo ascoltato degli Atti degli Apostoli e ci rimando una parola che oggi liturgia ci porta anche nel Salmo.
abbiamo ascoltato che a un certo punto Pietro, quando sta spiegando a coloro che lo accusano un pochettino del miracolo che è stato fatto con Giovanni, proprio i primi due che sono andati al sepolcro, Pietro, il successore, il capo degli apostoli, Giovanni, il discepolo amato, ecco, alla portabella vedono un mendicante che appunto è lì da tantissimo tempo, si dice che ha quasi 40 anni, noi abbiamo ascoltato attorno ai 40 anni, e a un certo punto questo bellissimo miracolo che passa attraverso la loro parola, anzi passa attraverso il nome di Gesù. Questo mendicante è un mendicante medio. Cosa fanno i mendicanti medi? Chiedono un po' di cose per vivere, no? Mentre Pietro e Giovanni gli danno il Signore, nel nome di Gesù, io ti dico, alzati. Era infermo questo mendicante, era storpio. E allora per questo dono di Gesù risorto vengono accusati. Se vengono accusati, viene un po' in noi questa domanda, no? Quelli che accusano Pietro e Giovanni, che sono un po' dentro nel primo racconto di oggi, ci credono a quello che è successo? E loro di che cosa lo accusano? E cosa accusano Pietro e Giovanni? Coloro che li chiudono un pochettino anche nel carcere, gli angeli che hanno appunto detto alle donne, che hanno parlato anche a Maria Maddalena, che libereranno quelle porte del carcere? Che cos'è che accusano Pietro e Giovanni? Di aver detto qualcosa di strano. Che bello cercare qualcosa di strano per noi cristiani, che ci rimanda il Signore Gesù. Perché dobbiamo pensare che lì in quel cenacolo, che erano seduti in cerchio, non come noi, così che magari pensiamo che siamo un po' lontani o che Gesù non passa da tutti, passa solamente da quelli più vicini. Il Signore non era aspettato come ce lo possiamo immaginare noi, ma arriva in un modo inatteso. Voglio raccontare una storia che alcuni di voi immagino che già conoscono, no? Siamo a Gubbio, siamo nel centro dell'Italia, una famiglia con una bimba piccola, sono in vacanza al mare e questa bimba, che è un po' come ciascuno di noi, insomma, quando è piccolo viene messo a letto la sera, la mamma che cosa fa? Gli racconta una storiella, no? Per dargli la buonanotte. E per una sera succede una cosa al contrario, succede che questa bimba gli racconta quello che ha visto lei, quello che ha sentito nel cuore, e gli dice Anna, dice la mamma Sara, di aver visto un po' in sogno, un po' sveglia, insomma per lei proprio c'era la piena consapevolezza di aver visto la mamma, che lei chiama non con il nome della mamma, ma la mamma morena, con i capelli che si confondono con il velo blu, con un vestito azzurro. Che ci fa pensare questa mamma? La Madonna. Ma la mamma, cosa volete? Un pochettino ha ascoltato questa parola, un po' come Tommaso, no? Un pochettino ci ha creduto, un pochettino non ci ha creduto, forse di più non ci ha creduto. E comunque la bambina ha dato questo racconto così alla mamma. Di lì a poco tempo si apre un finale molto tragico, perché purtroppo questa bambina è su queste rive del mare, su questa spiaggia, c'è un gioco elettrico, e purtroppo rimane folgorata e per la bambina non c'è più niente da fare, quindi torna in cielo troppo presto questa bambina. Che cosa succede? Ovviamente la famiglia, i genitori, era l'unica, la prima, no? Figlia, cadono in un dolore grande, cadono tristezza molto grande, come ciascuno di noi al loro posto, ma è solo l'inizio del loro cambiamento di vita. Da lì si fa vivo quella parola che ha detto quella bambina, che non era la parola solo sua, una parola privata. Pensiamo alla parola di Dio come potente, no? Quello che è un po' di vino e un po' di pane, la parola di Gesù la trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo. Quella parola che Gesù ha detto a Santa Faustina, che è la seconda domenica di Pasqua, diventi la domenica della Divina Misericordia, quella parola ha preso carne ed è diventata Chiesa. Oggi è una festa
importante per tutta la Chiesa universale, perché abbiamo bisogno di quella parola. Allora questa famiglia, come tutte queste testimonianze, che cos'è che ha fatto? A un certo punto, perché costretta magari anche, non vergogniamoci di dirlo, quante volte anche noi magari perché costretti, ha messo Gesù come pietra angolare per la loro vita. Quello che dice Pietro, indicando un pochettino coloro che un po' lo sgridano, no? Lo scuotono. La pietra scartata dai costruttori, cioè quando noi costruiamo la nostra vita, il nostro matrimonio, la nostra felicità, il nostro stare a casa da scuola, il nostro riprendere, il nostro non giocare, il nostro essere così distanti, nel vedere anche tanti tratti così anche di morte. Ieri abbiamo celebrato anche il funerale di Don Luigi, originario di Cairate, per 4 anni ha servito la sua comunità pur essendo in pensione. Ma tante parole davvero belle delle comunità in cui è stato, no? Da sacerdote, col cuore un po' diventa anche triste. Allora siamo un po' costretti, ma costringiamoci, viva, che sia anche un po' la costrizione, oppure no, sia l'apertura di cuore a farci mettere Gesù come pietra angolare per costruire sopra la nostra vita. La pietra angolare che è quella che tiene anche insieme, no? Tutta la costruzione. Allora cambia davvero la nostra vita. Non dobbiamo aver paura anche di ripetere, perché Tommaso, Didimo, il gemello, no? Due, è anche una ripetizione. Gesù lo dice, a coloro a cui perdonerete i peccati resteranno rimessi. In un altro brano del Vangelo dice, ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche in cielo. Ma come si fa a sciogliere il peccato? Ci dobbiamo lavare con il sangue di Gesù per cercare la sua misericordia. Vedete che cos'è che dice a Tommaso con il suo ditino di metterlo dove? In Gesù, dove c'erano i suoi i buchi dei chiodi. Ora guardiamo un pochettino questo volto stupendo, bellissimo questo volto, sia per chi l'ha fatto, lo ringraziamo, sia per come qua, ma anche perché Gesù a Faustina, questa suorina polacca, chiaramente cara a Giovanni Paolo II, no? Che è stato Papa prima di Papa Francesco, oggi anche santo, polacco anche lui, ha proprio detto, ma in maniera chiara, no? Come andava rappresentato il Gesù della Divina Misericordia a questo volto splendente, questo volto risorto. E da questo volto scende un corpo che è come quello di Gesù, che dal cuore, abbiamo in mente la scena, dove la lancia ha trafitto il cuore, escono il sangue e l'acqua. Ecco, questo volto è mostrato, abbiamo detto un po' anche lunedì, no? Beati i puri di cuore, perché vedranno il volto di Dio. Ecco il volto di Dio. Tommaso allora ha una cosa che tante volte un po' noi ci portiamo dentro, un po' ci appesantisce, la vergogna. O magari non totalmente la fermezza. O magari ci siamo un po' dimenticati la nostra vocazione, la nostra prima chiamata di Gesù. Allora gli dice, metti qui il dito nel segno di chiodi. Dobbiamo pensare proprio così, Gesù nel tabernacolo, oggi a casa nostra, nelle nostre famiglie, oggi nella nostra comunità. Stette in mezzo a noi. Quando ci siamo raccontati di Gesù, che è stato in mezzo a noi, magari ci diciamo, no? Anche noi, come è andata la Pasqua, le cose che abbiamo fatto. Diamoci le testimonianze dell'incontro con il Signore. Abbiamo bisogno di raccontarci l'incontro con Gesù risorto. Ciascuno di noi ha nel cuore queste testimonianze. Magari non sentiamo il momento, magari non diciamo un po' con vergogna, magari non ci sentiamo all'altezza. Pensiamo se Faustina non l'avesse mai detto. Pensiamo se questi genitori non l'avessero mai raccontato il sogno, o comunque quello che ebbe in visione questa piccola Anna. Oggi è nel Duomo di Gubbio. Tanti bambini vanno a pregare la piccola Anna, hanno anche delle guarigioni del cuore, guarigioni fisiche. Tanti genitori cercano questa famiglia che senza la fede sarebbe stata evidentemente distrutta per una cosa che è accaduta per colpa magari anche di nessuno, no? Quante cose, no? Che magari ci sentiamo anche noi un po' così. Eppure il Signore ha visitato questo cuore, ha toccato questo momento di incontro tra il cielo e la terra, come ha toccato gli apostoli, i discepoli, come ci dice un pochettino
anche Paolo. Ripartiamo dal nostro battesimo. Sepolti con Cristo, abbiamo in mente quella bella immagine che già dicevo, no? Di Gesù che tocca Adamo ed Eva negli inferi, no? Gli prende le mani, gli prende i polsi, li tira fuori, come un pochino magari, se ci sentiamo anche un po' Tommaso, lasciamoci prendere anche il dito dal Signore, no? Tocca le nostre, le sue ferite. Quando tocchiamo le ferite pensiamo a una persona malata, un po' piangiamo, no? Perché sentiamo quanto soffre. Queste ferite luminose e cangianti sono ferite che salvano, sono ferite che ci danno forza, che ci danno gioia, che ci aprono. Abbiamo fame. Quando un bambino piange? Quando ha fame, e Gesù ci dà il suo corpo e il suo sangue. Quando un bambino piange perché magari è caduto, si è fatto male, e il padre ci rialza ogni volta che siamo un po' caduti. Quando un bambino piange perché magari ha un po' litigato con i suoi amici e ci dona la misericordia, ci dona il perdono. Sentiamoci un pochettino anche noi bambini, perché vogliamo vedere il volto di Dio. Signore, noi vogliamo vedere il tuo volto, non abbiamo vergogna di dirlo. E allora anche quando veniamo in chiesa la domenica, è vero che si rimane poco, però ecco, non sentiamoci in un contenitore perché la messa alle 11 a Carnago è qua, ma guardiamoci in faccia, cerchiamo che la preghiera possa muoversi dentro il cuore di tutti. Non giudichiamoci, no, gli uni gli altri, siamo tutti come gli 11 in attesa dello Spirito, in attesa del dono di Gesù risorto. Lasciamo circolare la nostra preghiera, ne usciamo rinforzati, altrimenti viviamo un po' vittime dei racconti di cronache e restiamo come i discepoli che avevano paura dei giudei. Ecco, ma il Signore risorto è vivo e ci dona speranza, ci dona una chiesa nuova. La chiesa è se Gesù sta al centro, se ci mettiamo al centro noi, se mettiamo al centro la nostra parola, o se non riceviamo con fede i sacramenti, è una chiesa vuota. Se mettiamo al centro il suo cuore e il suo amore, la nostra vita si riempie e si trasforma. La nostra fede, la nostra testimonianza, l'opera di Gesù che è vivo, che è risorto e che ci dona gioia, che si apre con amore. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per la Chiesa, in cammino nel tempo, continui a indicarti come l'unica speranza di salvezza per ogni uomo. Ti preghiamo. Per la tua misericordia salvaci. Per i fratelli che attraversano particolari situazioni di povertà, sofferenze ed emarginazione, siano sostenuti nella prova della nostra vicinanza e dal nostro aiuto concreto, ti preghiamo. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Per le famiglie che riscoprano la domenica e la partecipazione alle celebrazioni eucaristiche come tempo prezioso per ricreare la propria esperienza spirituale, ti preghiamo. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Padre di misericordia, che sei costante nel tuo amore per noi, e a ogni ritorno della festa di Pasqua ravvivi la fede del popolo a te consacrato, accresci il tuo dono di vita perché tutti i tuoi figli
comprendano quale spirito li abbia generati e quale sangue prezioso li abbia redenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il cuore, lo sguardo e la parola ci scambiamo il segno della risurrezione, la pace. Fa di essi un sacramento di salvezza per quanti li riceveranno con fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di misericordia infinita. Il Signore Gesù, nel mistero della Pasqua, ci indusse a lasciare ogni contaminata vecchiezza per camminare nella nuova realtà dello Spirito. Così cedendo di superare il rischio orrendo della morte eterna e serbati credenti la lieta speranza della vita senza fine. Per questo tuo dono, Padre, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta in coro l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo, venne a condividere la sorte di chi si era perduto, accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome, il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione è sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a messa tra i suoi discepoli. Egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, alzando gli occhi al cielo, te Dio Padre onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degna tuo Dio di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe e suo sposo, a Sant'Ambrogio e Santi Martino, Bartolomeo e a tutti i santi, insieme con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa diffusa su tutta la terra, radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. E lo offriamo inoltre per i sacerdoti e i consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
mani, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, con colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Effondi largamente, o Dio, nei nostri cuori la grazia dei sacramenti pasquali, perché ci renda capaci di accogliere la ricchezza della vita risorta per Cristo nostro Signore. Amen. Alle 15 oggi il corso biblico con Don Franco Manzi, gli esorcismi di Gesù nei Vangeli sinottici, penultimo incontro, sono molto belli e vi invito proprio a venire. L'incontro sarà preceduto alle 15 della recita della coroncina della Divina Misericordia. Questo giorno, insomma, è proprio significativo pregarla anche insieme. Al termine delle messe si raccolgono le quote del progetto Gemma. Questa settimana riprendono i catechismi dell'iniziazione cristiana in presenza, quindi qui in chiesa, normalmente, poi in oratorio. Martedì sera inizia il primo dei tre incontri per i genitori dei ragazzi del catechismo con l'Azione Cattolica, dal titolo "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio". Sono dei momenti online, le 20:45, l'invito penso, spero che vi possiate ancora iscrivere nel caso qualcuno decida adesso, per accompagnare una crescita spirituale i ragazzi. In questo tempo di Covid, per l'educazione alla fede, in questo momento anche della loro crescita così bella dentro i sacramenti, appunto, dell'iniziazione cristiana. Continuano invece a distanza tutti gli altri incontri di catechismo. Sabato pomeriggio alle 15:30 l'adorazione per i ragazzi del catechismo e domenica alle 15 invece la preghiera per le famiglie. Continua il ciclo di quattro incontri iniziato nello scorso mese. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il resto. Ecco, se qualcuno è disponibile per sanificare un po' la Chiesa, alla fine è sempre una mano utile. E Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti con Lui nella fede, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace.